Ladies and gentlemen, all the young people, this is showtime! Dai, sì, dai, ci siamo levati al cazzo, sta continua cosa, la Champions. Io non so contento come ho perso, cioè attenzione, non so contento, a me meno del culo, però so contento che almeno sto cagamento del cazzo della Champions, ma se vinciamo capite che non ci possiamo andare, non ci puoi andare, perché se tu devi far riposare un giocatore e metti dentro Wallace, per fortuna che c'è fortuna, direbbero. Quindi no, però a sto punto onestamente viene da pensare due cose. Uno, che dicono che Laziale vero voleva che perdevi questa, perché almeno a Roma non andava in Champions e poi te giocavi la finale, no? Quindi Inzaghi è Laziale vero, perché ragazzi, mi è stata di, devo dar ragione al piagnino minestrino, assolutamente, dove dice che, sa, che se scansavamo, perché Inzaghi oggi, come ha messo la formazione, sembra che sia scansato, ragazzi, sembra che ha fatto del tutto per scansarsi, sembra che è stato sembra che ha fatto del tutto, perché anche quando tu tra Bastos e Wallace levi Bastos, vuol dire che dici vabbè tanto, ma prima di quello, quando tu mi rilevi Caicedo e mi lasci un Immobile che ancora non sta per strada, non sa nemmeno dove sta, c'è sta Ciro che non c'è sta a capire niente, non c'è sta a capire niente Ciro, ragazzi, Ciro non c'è sta a capire niente, non ne fa una giusta, ma io non ve sto a dire che Ciro è una merda, cioè, però non possiamo nemmeno non dire che Ciro non sta a fa niente, quindi io sono uno di quelli che diceva meglio mezzo Ciro che Caicedo, meglio Ciro che Caicedo mezzo, che Caicedo a palla, invece no, ho detto una cazzata, meglio Caicedo che Ciro così. Quindi sì, quindi allora c'ha ragione Ranieri. Simone ha fatto tutto per scansarsi, perché se no non c'ha senso. Se no non c'ha senso quello che fa, perché non capisco perché devi far giocare Wallace, cioè prima di Wallace fai giocare Luis Felipe, lo vai a salvare, fai giocare Patrick. E guarda, vabbè, ma poi raga, ma meno male! Sì, meno male che ce levamo sto rompimento dei coglioni, mo me lo fate di. Meno male ragazzi, ma meno male, la gente mi guarda come se fossi un pazzo schizofrenico a New York, addirittura il mondo va sotto sopra, ma meno male che hai beccato sti tre go, che hai fatto sta ennesima figura di merda in casa all'Olimpico, ma meno male, almeno così tutti a finite di dire, ma Champions, quello vince, quello perde, quello se la differenza va bassa, ma dove cazzo no la vuoi annaco, Bastos, no scusate che poi anche se il momento è Bastos, vabbè, dove vuoi andare, vedete di dove vuoi andare, dove volete andare, dove cosa rola volete andare, mi dite dove volete andare per favore, con Marusic, Patrick, Durmisi, cioè raga, ok basta, adesso ci concentriamo, ci dobbiamo concentrare per la finale, però adesso basta con queste cose, a fine anno vediamo quello che succede, ragazzi, perché non c'ha senso, adesso c'è ancora una partita fondamentale, sicuramente rischierete di giocare l'Europa League all'ultima di campionato col Torino e poi se non fai punti non te meriti nemmeno di andare in Europa League così, quindi basta con questa cosa, la Champions se la siamo levata, scancellate da sta testa che ci avete sta Champions, la musichetta volete andare a sentire, accendete il computer e ve la sentite, va bene? Wallace, sei indegno, Inzaghi, Laziale vero, voi scrivete al canale, ditemi come la pensate, ditemi che... cioè io avevo detto no, io perderei a Milano 1-0 pur di poi
magari vincere il ritorno di Coppa Italia con autorete di braccio di Cutrone. Quindi se a me ieri mi chiedevi quale vuoi vincere, io ti dicevo tutte e due, ma se mi dici ne devi vincere una sola è normale che vuoi andare a vincere il trofeo, no? Però non puoi comunque fare queste figure di merda davanti ai giocatori. Per quale motivo? Perché prima cosa, scusate, davanti ai propri tifosi, anche se pochi oggi. Però ragazzi, non ti puoi azzardare a fare determinate cose. Non puoi andare a giocare così, smollo. Ma hanno detto è meglio che abbiamo perso questa almeno. Ma invece secondo me vai pure intimorito che con questi hai perso 2 su 2. Raga, ne hai perso andata e ritorno, 1-0, 3-1, zitto a casa, muto, quindi è da vedere, sarà una partita molto difficile, molto complicata, loro devono comunque continuare a giocare, è lunga raga, è lunga, da qui al 14, fra 10 giorni è lunga, fra 10 giorni, capito raga, vabbè, quindi iscrivetevi, fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi, iscrivetevi al suo canale e poi io ricordatevi che noi anche se bassi e con mezza la spezzata volamo, l'arti nei giorni fortunati camminano perché di solito strisciano.